Benvenuti da FT Online a questo nuovo appuntamento di analisi sui mercati finanziari. Io sono Alessandro Magagnoli, responsabile dell'ufficio studi del sito ftaonline.com. Borse pesanti nell'ultima seduta della settimana. Abbiamo infatti il dato sull'indice PCE che si è dimostrato superiore alle attese del mercato. La crescita è stata dello 0,6% a gennaio, il dato più alto dallo scorso giugno. E anche la versione core, quella che esclude cibo ed energia, ha evidenziato una crescita sempre dello 0,6%. Quindi, mercati ancora una volta stupiti dalla resilienza dell'inflazione che rimane su livelli elevati. Questo ovviamente implica che le banche centrali, in particolare la Fed, dovranno continuare a mantenere un atteggiamento di politica monetaria restrittiva per contenere l'aumento dei prezzi. Il FTSE MIB è sceso, praticamente è andato a terminare la settimana sui minimi, siamo al di sopra del supporto offerto dalla base del gap rialzista che si era aperto il 7 di febbraio, il supporto è per la precisione a 26,9 e 40. Quindi le ultime tre sedute si sono appoggiate proprio su quei livelli, però c'è il rischio a questo punto di una discesa anche al di sotto di quel livello di sostegno. Andiamo poi a guardare in dettaglio il quadro grafico del FTSE MIB, in particolare la figura ribassista che si sta disegnando sul grafico a candele. Anche il DAX ha subito una fase discendente per quello che riguarda la seduta di venerdì, si è appoggiato, come vedete, con i minimi odierni sulla linea di tendenza che sale dal minimo di ottobre, non l'ha scusate, non l'ha violata. In concomitanza con quel supporto c'è anche la base della fase laterale che si è disegnata praticamente a partire dalla prima seduta del mese di febbraio. Se le quotazioni dovessero scendere al di sotto di area 15.200, queste oscillazioni, viste nelle ultime settimane, si dimostrerebbero un doppio massimo, quindi una figura ribassista che potrebbe anticipare almeno il test della media mobile esponenziale a 200 giorni, che passa a 14.230. Per quello che riguarda i mercati, diciamo che maggiormente forniscono indicazioni sul sentiment generale delle borse, abbiamo sicuramente il Bitcoin che ha intrapreso anche lui oggi una brusca discesa, si è allontanato nettamente dalla resistenza critica di area 25.000. Nel caso del Bitcoin c'è l'aggravante del fatto che questo rialzo partito dai minimi di novembre sembra essersi disegnato in 5 segmenti, quindi potrebbe essere un impulso. Per quello che riguarda la teoria delle onde di Elliott, ormai completato, e c'è il rischio a questo punto di una correzione, nella migliore delle ipotesi, a testare la base dell'ultima fase crescente, quindi il minimo di febbraio, con i prezzi che potrebbero ritornare intorno ai 21.000 dollari. E anche l'altro mercato che seguiamo per avere la percezione di quello che è il sentiment delle borse, ovvero sia l'euro-dollaro, oggi ha preso con decisione la strada del ribasso, scendendo al di sotto il supporto di area 1,06 e 25. Abbiamo detto più volte negli ultimi interventi video che un dollaro forte, come quello che si sta manifestando ormai da inizio di questa settimana, è controproducente per quello che riguarda il rialzo delle borse. Ovviamente il dollaro si rafforza perché i mercati sono passati dalla convinzione che la Fed potesse agire in maniera più morbida già entro la fine del 2023, nelle ultime sedute sono passati invece una convinzione opposta, per cui ci si aspetta un rialzo dei tassi almeno fino a metà di quest'anno e poi che i tassi rimangano elevati per tutto il 2023. Quindi si stanno aggiustando le aspettative per quello che riguarda il differenziale dei tassi nei confronti dell'euro, con un dollaro che ne esce vincente, e questo però potrebbe danneggiare appunto il quadro rialzista delle borse che aveva caratterizzato invece le prime settimane dell'anno. Andando direttamente sulla borsa americana, vediamo che l'S&P 500 è sceso sotto la linea di tendenza rialzista che parte dal minimo di ottobre e questa linea coincide praticamente con la media mobile esponenziale a 100 giorni, entrambe passano in area 3.980. Se la
violazione di questo supporto troverà conferma con la chiusura di oggi, c'è il rischio che questo si trasformi in un segnale di debolezza. Tra l'altro notiamo che i minimi odierni, che sono intorno ai 3.940 punti, sono appoggiati sulla linea tendenza ribassista che parte dai massimi di inizio 2022, una linea che era stata superata al rialzo a gennaio e che adesso sta funzionando come supporto. Fino a che i prezzi rimarranno al di sopra della linea, si può sperare che questo ribasso sia un return move a toccare dall'alto questo importante riferimento grafico. Se però dovesse esserci la violazione anche di area 3.940, tutti gli indizi negativi che si sono accumulati nelle ultime sedute troverebbero conferma, ci sarebbe in quel caso il rischio di movimento almeno fino ai 3.800 punti. Non cambia la situazione se guardiamo il Nasdaq, anzi se possibile ancora peggiore, perché in questo caso abbiamo visto la violazione della base di quello che poteva essere un flag di continuazione, questo canale disegnato dal massimo di inizio mese. Nelle precedenti tre sedute i prezzi hanno cercato di rispettare questa linea, oggi sono scesi al di sotto accelerando in maniera evidente. È vero che si sono fermati sulla media mobile esponenziale 100 giorni che vale 11.860-65 circa, però il Nasdaq 100 sembra decisamente appesantito. Per quello che riguarda il tecnologico, notiamo che i massimi di inizio febbraio sono sul 38,2% di ritracciamento della discesa precedente e in questo caso quella che parte dai massimi di fine del 2021. Il fatto che il 38,2% di retracement non sia stato superato costringe a mantenere aperta l'ipotesi che il rimbalzo visto dai minimi di ottobre sia solo una correzione, quindi un movimento che interrompe senza invertirla la tendenza ribassista precedente. Se questa ipotesi dovesse trovare conferma, e ovviamente serviranno poi molti ulteriori segnali in questo senso prima di poter dipingere uno scenario di quel tipo, però se questa situazione trovasse conferma, ci sarebbe un rischio molto concreto di vedere i prezzi scendere ben al di sotto di 10.500 punti. Torniamo rapidamente sul FTSE MIB. Volevo farvi vedere, anche se questo grafico ancora non raccoglie la candela relativa alla seduta odierna, se però mettiamo le candele settimanali. Sappiamo che la chiusura odierna è stata al di sotto del livello di apertura della settimana terminata il 17 febbraio, che era a 27.350 circa. Oggi abbiamo visto i prezzi in chiusura terminare decisamente al di sotto di quei livelli, quindi il pattern che si è formato è questa bearish engulfing line. La candela di questa settimana ha incorporato quella della settimana precedente invertendone il segno. Si tratta di un pattern abbastanza potente, non compare spesso, ma quando compare ha degli effetti abbastanza evidenti. L'ultima volta che ne abbiamo visto uno eravamo con le settimane 12, quella terminata 12 agosto e 19 di agosto. Vedete, dopo la comparsa del pattern c'è stata una decisa discesa. Vi ricordo che tutte le volte che si parla di un pattern con le candele giapponesi bisogna attendere la conferma per considerarlo operativo, quindi solo se ci sarà la violazione, come c'era stata qui a agosto, del minimo più basso delle due candele, quindi il minimo di questa settimana a 26, 8 e 65, 70 circa, solo con la discesa di sotto i quei livelli, la figura si dimostrerebbe completa e in quel caso ci sarebbe il motivo per avviare o posizioni al ribasso o per chiudere eventuali posizioni al rialzo in essere. Vi ringrazio per l'attenzione, vi auguro un buon weekend e vi do appuntamento a lunedì prossimo con il nostro consueto commento giornaliero.